E benvenuti anche oggi, care anime. Oggi mi sento ispirata a una lettura diversa, forse non l'abbiamo neanche mai fatta su questo canale. Qui sta piovendo a dirotto, non so se sentite il suono della pioggia, perché chiamarlo rumore è un po' offensivo e anche riduttivo. Il suono della pioggia che ci accompagna, la pioggia che lava via, ripulisce l'aria, e simbolicamente ripulisce anche noi da distonie, disarmonie nel nostro campo energetico. Allora, la domanda che mi frulla in testa, che mi frullava in testa già da ieri, ma ieri non avevo tempo di registrare il video, è una domanda un po' particolare. Oggi riceveremo un messaggio da qualcuno che abbiamo amato, che a sua volta ci amava, o con cui abbiamo magari anche vissuto un rapporto conflittuale, ma non vuol dire che non ci fosse poi amore dietro a questo, che al momento non è più incarnato. Quindi ricordando che una lettura interattiva è collettiva e quindi ognuno di voi dovrà capire da chi arriva il messaggio, dovrà sentire se questa lettura gli risuona, gli evoca qualcosa, insomma, se è il messaggio giusto, io creerò due varianti e poi vedete voi. Potete anche ascoltarle tutte e due, a volte capita che siano anche collegate, potrebbe non risuonarvi niente, magari non è il messaggio per voi oggi, anche se il fatto che voi lo ascoltiate comunque mi fa pensare che un senso e un significato ce l'abbia anche per voi, insomma, per tutti. Bene, cominciamo. Vado a creare i due mazzetti. Anzi, facciamo in un modo diverso, oggi cambiamo tutto. Semplicemente vi metto di fronte a questa scelta. Scegliete la candela bianca o la candelina rossa. Normalissime, semplicissime candeline chiamate anche tea light. Quindi scegliete, se avete bisogno di più tempo mettete in pausa il video e poi proseguiamo con la candelina bianca. E per chi ha scelto la candelina bianca, che mettiamo qui come testimone, andiamo a formare i mazzi. Quindi vediamo. Ok, cominciamo a vedere queste prime carte e poi prendiamo i tarocchi. Cerchiamo di capire di chi si tratta o comunque su cosa si basa il messaggio. Carta di marito e moglie. Quindi è qualcuno che in questa vita potrebbe essere stato vostro marito oppure vostra moglie se siete uomini, oppure diversamente ancora a seconda, insomma, della vostra situazione, della vostra scelta, della vostra identità. Non ha importanza, rappresenta un compagno che potenzialmente non c'è più e con il quale c'è stato un grande amore, un sentimento che appunto è sopravvissuto, è andato oltre la perdita, diciamo così, nella materia, nella 3D. Thank you.
Ok, queste carte mi fanno pensare che questa persona, allora, potrebbe in qualche modo la sua perdita avere influito su di voi a livello economico, quindi magari era, insomma, rappresentava una particolare entrata economica, una sicurezza e vi ha messo un po' in difficoltà, tra le altre cose, oltre al dolore, ovviamente. Ha messo in difficoltà rispetto a una situazione economica che magari è diventata più difficoltosa, più precaria. Però mi dà la sensazione che voglia farvi capire che in qualche modo questo eventuale problema si risolverà. Comunque questa carta non parla solo di soldi, ma anche proprio di flusso di abbondanza, di generosità, quindi di quanto questa persona vorrebbe dare, è disposta a dare pur non essendo più fisicamente presente nella vostra vita. Stiamo parlando di qualcuno che ora appunto è ritornato a far parte dell'energia del cosmo, è ritornato ad attingere anche all'energia del femminile, quindi in qualche modo è ritornato alle caratteristiche di quel tipo di energia e appunto a conferma della domanda che noi già abbiamo posto in un certo modo, questo cancello ci fa capire che è andato appunto oltre, che ha lasciato la dimensione terrena e sta procedendo nel suo percorso, perché poi una volta lasciato il corpo fisico comunque non è che, tra virgolette, di là non c'è niente da fare. O rimaniamo a guardare le margherite. La verità è che il nostro lavoro prosegue e che dobbiamo rielaborare il nostro vissuto, le nostre scelte, prendere atto, no? Se il programma che avevamo definito per noi lo abbiamo portato più o meno a compimento, se ci siamo lasciati distrarre, insomma, quanto poi la materia e la 3D abbiano influito su quello che era il nostro compito di vita per quella vita. Andiamo a vedere con i tarocchi altre informazioni un po' più precise su questo messaggio. Cominciamo con 5 carte. Qui i soldi c'entrano, ragazzi, c'è proprio anche, a parte che la carta è di denari, ma c'è anche un attaccamento. Quindi in qualche modo il messaggio riguarda i soldi. Allora, ciò che questa persona vuole comunicarvi è che è molto dispiaciuta per il problema che vi ha causato in relazione alla vostra stabilità, alla vostra sicurezza. Forse potrebbe anche in qualche modo essere stato lui o lei una persona molto legata al denaro, molto legata all'aspetto economico e che per questo motivo ha fatto fatica poi a provare gioia nella vita. Questi attaccamenti così forti alla sicurezza, alla materialità, gli hanno impedito di festeggiare, di essere felice. In qualche modo gli hanno impedito di attingere al femminile e alle sue caratteristiche, quindi alla capacità di accogliere gli altri, alla generosità del cuore. In qualche modo vi sta dicendo che sta rielaborando tutto quello che è accaduto, sta revisionando il suo vissuto e sta prendendo atto delle scelte, no? Una per una esamina le scelte che ha fatto e prende coscienza che in merito alla materialità c'è stato troppo attaccamento. In qualche modo,
Questo lo ha condizionato anche nella relazione, nella capacità di dimostrare il suo amore a voi, alle persone amate in generale, e forse la persona si è anche troppo focalizzata sul lavoro, vi ha trascurato il lato sentimentale in nome di una stabilità economica e di un obiettivo da raggiungere, e ora si sta rendendo conto che ha, come dire, un rimpianto, che in realtà, tra virgolette, ha sprecato tempo per cose meno importanti e ha sottratto tempo a qualcosa di più importante, che poi alla fine è l'amore, le relazioni, il tempo passato insieme. Prendiamo ancora tre carte. Esatto, c'è stata la difficoltà ad attingere al lato emozionale, al lato emotivo, a dare amore ma anche a riceverlo, c'è stata difficoltà a guardare oltre, ad avere una visione differente, a spostarsi da questo tema della sicurezza, no? Economica, materiale, dell'accumulare, quindi comunque c'è stato un problema di trattenimento, no? Accumulo, trattengo perché ho paura di rimanere senza, ho paura di perdere. E ora si sta rendendo conto che in realtà quello che avrebbe avuto veramente valore, anche proprio nella vita materiale, sono le relazioni. Passare il tempo con gli altri, stare bene insieme, collaborare, aiutarsi, lo scambio proprio. A tutti i livelli, soprattutto emotivo. Quindi in qualche modo vuole chiedervi scusa se con questo suo atteggiamento verso la vita vi ha causato dolore. A volte vi ha fatto sentire poco importanti, magari in secondo piano, trascurati. Ha capito, sta capendo, sta passando oltre. Chiediamo ancora una carta in questo senso. Esatto, sta lasciando andare questo, come dire, questa frequenza di scarsità nella sua vita, che è quella che lo ha guidato sempre ad accumulare, questo bisogno che aveva di vedere i frutti del suo lavoro, e questa paura di, come dire, rimanere senza, di essere derubato, che gli venisse sottratto ciò che secondo lui doveva trattenere, doveva servirgli. Sul tema, guardate quante carte di denari, incredibile la coerenza di queste carte. Sul tema economico, per lui in questo momento si palesa un nuovo inizio, chiaramente è un inizio non nella materia, è un inizio lì, nel piano in cui noi poi da una vita a un'altra programmiamo, no? Quindi sta cominciando a rendersi conto delle sue scelte e di dove lo hanno portato e di dove hanno portato le persone che comunque le hanno dovute condividere, le persone che lui ha influenzato con le sue scelte, lui o lei ovviamente. E sta cominciando a nascere una nuova visione rispetto a questo tema. Quindi vi chiede scusa se in qualche modo non ha dato priorità ai suoi sentimenti mentre era in vita, se non vi ha dato anche, non vi ha fatto sentire abbastanza importanti, non è stato in grado, stata in grado di attribuirvi il giusto valore. C'è stato un problema secondo il quale è stato distratto, eccessivamente distratto dalla materialità e da una profonda paura di non avere abbastanza per la sopravvivenza.
Quindi questa paura lo ha allineato alla frequenza della scarsità, di conseguenza poi non riuscendo a realizzare tutto questo, si è lasciato portare da questo flusso e ha seguito questa strada. Bene, questo è il messaggio per voi, però mi sento che c'è ancora qualcosa. Si sta liberando, sta lasciando andare tutto quello che non serve. E chiaramente dopo aver lasciato andare il corpo, sta lasciando andare tutti i lacci, tutto quello che non serve e non servirà per la prossima incarnazione. Però con questo messaggio in qualche modo vuole comunicare il suo amore per voi, vuole comunicare il fatto che tutto questo in questo momento viene trasformato, sta subendo un processo di trasformazione che si tramuta in una benedizione e che vi sta vicino, eh? Quindi in qualche modo vi è vicino se avete problemi in casa, in famiglia, in casa intesa come nucleo familiare, ma eventualmente anche rispetto proprio ad una casa come edificio, magari ci sono problemi legati ai soldi. Comunque vi sta dicendo che, oltre a chiedere scusa, è presente, vi benedice, vi protegge lì da dove si trova, da questa nuova comprensione. Bene, questo era il messaggio per chi ha scelto la candelina bianca. Adesso andiamo a vedere il messaggio di chi ha scelto la candelina rossa. Eccoci qui con chi ha scelto la candelina rossa. Andiamo a vedere qual è il messaggio per voi e cercate di capire, siccome sarete in diverse persone, da chi arriva. Nella stesa precedente era abbastanza chiara, diciamo, la figura. Ok, cominciamo a guardare queste prime carte. Vediamo se di capire di chi si tratta. E il messaggio arriva da vostra madre. Quindi da chi ha perso la madre sento che potrebbe essere un messaggio di vostra madre, anche se non fosse ancora trapassata, proveniente comunque da un suo piano superiore, dalla sua anima, e magari un messaggio che lei qui in vita, attraverso la personalità, non riesce a comunicarvi e quindi approfitta, diciamo, di questo momento, di questo spazio, per comunicare il suo messaggio. Cercate voi di capire, eh? Come sempre siete in tanti, questa non è una lettura personale e quindi dovete un po' adattarvela. Allora, spero che si veda perché è un po' buio qua. Io vedo bene, ma spero che vediate anche voi. Dunque, il messaggio chiaramente proviene dalla figura di vostra madre e
Ho l'impressione che abbia a che fare con il vostro potere, in qualche modo. È venuta a sostenervi e a consigliarvi di affinare la vostra connessione, di alzare la vostra frequenza, proprio perché in questo modo potrete comunicare, come dire, direttamente, personalmente. È come se vi volesse avvertire che avete bisogno, per fare questo lavoro, di connettervi di più con la natura. D'altro canto sappiamo tutti che la natura ha alte frequenze, piuttosto che niente anche in città, ma meglio in uno spazio un po' più aperto, un po' più isolato, dove le frequenze della città insomma sono meno presenti. Vediamo qual è il messaggio in sé attraverso i tarocchi. Allora, sì, queste carte mi fanno capire che questa persona probabilmente è stata molto fredda con voi, è stata tagliente. Guardate, una spada e qui il re di spade. Quindi c'è stato, allora, o la sua dipartita è stata molto drastica, netta, c'è stato un taglio netto, o comunque in qualche modo è stata una persona fredda che non vi ha supportato abbastanza, che non ha supportato la vostra autostima, non vi ha attribuito valore. Nella stesa di prima si parlava anche di saper amare e attribuire valore all'altro, però si trattava di un compagno, qui si tratta di vostra madre. È mancata quell'unione intima e quella spinta ad essere, a rendervi in grado di esplorare la vita con sicurezza, con passione, senza paure. Quindi quello che vi vuole dire è che si è reso conto, si è resa conto, in questo caso una madre, che voi siate uomini o donne non cambia, si è resa conto in qualche modo con la sua freddezza, con la sua eccessiva razionalità, di non avervi aiutato ad accedere al vostro potere, di non avervi aiutato ad accedere alle vostre risorse come mago, mago inteso come colui che sa chi è, sa come funzionano le cose nell'universo e quindi esercita il proprio potere con consapevolezza, accede ai suoi doni, ai suoi talenti. Non c'è stato tutto questo, non c'è stata la capacità di rendervi in grado di star bene anche da soli. Cioè c'è stato un vuoto a livello affettivo, proprio le basi, per cui sentirsi amati dalla propria madre e supportati, sentire che ci riconosce un valore, ci rende persone autonome. Quindi senza vuoti affettivi che poi attirano dipendenze. Chi non si è sentito amato, spesso, finché non comprende che deve cominciare a farlo da solo, diciamo così, e spesso poi cerca quell'amore che non ha ricevuto da bambino, dalla madre, che alla fine è la figura più importante, e quindi cerca continuamente nella vita delle stampelle qualcuno a cui appoggiarsi, un'unione che lo faccia sentire completo. È dispiaciuta, è consapevole di questo e vi sta dicendo che ora, da dove si trova, avendo preso coscienza di tutto questo, vuole aiutarvi a far ripartire la vostra vita,
vuole aiutarvi in modo che voi possiate farlo attraverso un risveglio, una rinascita però basata sul fuoco, quindi tutt'altro che mentale o razionale, una rinascita basata sul contatto proprio con la vostra scintilla divina. Vediamo se ha qualche altro messaggio ancora. Ecco qui ancora il mago a rovescio. Quindi in questo momento vi sta offrendo l'opportunità di lasciare andare la vostra, il vostro senso di incapacità, la vostra difficoltà a credere in voi stessi e finalmente di raggiungere la gioia e di raggiungere l'abbondanza, l'illuminazione, la rivelazione, cioè qualcosa che questa è di per sé una rivelazione. Chi sta ascoltando questo video aveva bisogno di sentire un messaggio del genere per poter riprendere in mano la propria vita. Lei stessa vi sta dicendo si è trovata in difficoltà in questo senso. Lei per prima non è stata sostenuta, a lei per prima non è stato riconosciuto il proprio valore. Evidentemente ha vissuto con un padre molto freddo, potremmo definirlo, diciamo così, anaffettivo, per dare un senso più chiaro al messaggio. E quindi è come se volesse dirvi: non sono stata in grado io, non ho vissuto io quel tipo di amore, e per questo ho fatto fatica a darlo a te. Non è una giustificazione, è una spiegazione. Si è sentita incapace di portare gioia nella vostra vita, fondamentalmente, ma mentre era incarnata non ne era consapevole. La personalità, per proteggerla anche dal suo vissuto, dalle sue sofferenze, in quanto lei stessa prima si è sentita non supportata, la sua personalità le ha creato, diciamo, un sistema di difesa per la sopravvivenza, e in questo sistema di difesa non era previsto dare ai propri figli quello che lei stessa non era riuscita a ricevere e non era riuscita a dare a se stessa. Quindi è rimasta un po' bloccata dai suoi stessi limiti. Ora lei sta lavorando su questo. Ora lei sta lasciando andare false credenze che ha seguito per tutta la vita, convinta di seguire, diciamo, per il sentiero giusto, il percorso giusto, falsi guru. Quindi comunque probabilmente era una donna anche molto religiosa, che ha creduto di far bene a seguire i precetti della religione, diciamo, di appartenenza, e sta cercando invece di accedere al suo intuito. Ha capito che quel tipo di percorso l'allontanava dal suo intuito, il suo intuito l'ha spaventata, il suo potere l'ha sempre spaventata. E quando ha visto in voi paventarsi nuovamente l'opportunità di manifestare questo stesso potere che voi avete ereditato da lei, si è spaventata ancora di più. Quindi non ha saputo gestire il suo e meno ancora ha saputo gestire il vostro. Ma il tempo passa, il tempo è passato, e con il tempo e con il trapasso ora lei ha buttato giù la torre, quindi sono crollate tutte le sue false credenze, la difficoltà, l'ennesima spada, a prendere in mano la situazione, e finalmente ha deciso con questo messaggio di offrirvi, come dire, un gesto di pace, di chiedervi anche perdono. Quindi chi sta ascoltando questo messaggio, ma anche per il messaggio di prima, anche se non l'ho detto, stanno chiedendo scusa, stanno chiedendo di essere in qualche modo perdonati, stanno portando spiegazioni.
fate tutti un lavoro di perdono. Ma io sono certa che chi ascolta questo messaggio sia a un livello evolutivo tale per cui sa che alla fine non c'è nulla da perdonare. Al contrario, c'è solo da comprendere e lasciare andare e trasformare. Bene, questi erano i messaggi di oggi. Io vi saluto. Vi ricordo che sotto al video, nella descrizione, trovate tutti i miei contatti per una lettura privata di qualunque tipo. Sono letture che si svolgono in videochiamata, in diretta, quindi non file audio registrati o video registrati. Avviene tutto in diretta perché a me piace interagire con voi e perché mentre facciamo una domanda magari ne viene fuori un'altra, e quindi è giusto, secondo me, questo è il mio modo di lavorare, è giusto interagire e vedere l'energia del momento dove ci porta. E per il resto, niente, vi auguro una buona giornata, che ci sia il sole o la pioggia, e vi auguro di fare tesoro di questi messaggi che avete ricevuto oggi. Noi ci vediamo al prossimo video.